Bentornati a SOS Arezzo TV. Caro Beppe, siamo rimasti qui di fronte all'ex notti d'estate. Tra l'altro anni fa ci fu anche un'operazione, non mi ricordo se era della forestale forse, che sai che quando trovano gli ammassi di cose che chiamiamoli rifiuti, che, insomma. Poi, ho tentato anche di trovare una soluzione per questa, ma non ci sono riuscito. Poteva essere veramente ideale, era una cooperativa per fare i campi solari. Però poi purtroppo per la ristrutturazione ci volevano tanti di quei soldi che la cooperativa non si è sentita di investirli. Certo, anche perché insomma, da recuperare un'area è sempre complicato. Sì. Poi sta quando c'è dei portare ragazzi, quindi ci vuole anche la massima sicurezza. E quindi hanno fatto dei preventivi di massima, hanno visto che non ce la facevano. E l'area è rimasta e l'area così. È rimasta così. E qui insomma, tante notti d'estate appunto... gli aghetini ci hanno passato. Spaccano tutto, sì, come vedi. Sì. Tra l'altro qui c'è un anno, vedi che è stato fatto un passaggio. Tanto specifichiamo che l'area è già aperta perché dalla parte sinistra è tutta aperta. Guarda cosa è diventata qua. Una discarica nascosta accanto al notti d'estate. Tra l'altro vedi che è stato fatto un passaggio lì. Quindi sicuramente, sicuramente è... serve anche per il recovero notturno di qualcuno. Sì. E vedi qua troviamo un forno. Se ti può interessare, ultima generazione, sì. Poi vedi abiti, coperte, una bella rete in doghe di legno, coperte, una pianolina anche per i bambini per allietare le loro serate, coperte. Che poi, cioè, qui non è una sola persona, cioè c'è un passaparola, perché come fai a sapere che qui, cioè, fermarti e che qui dietro, no? Lungo questo canaletto puoi lasciare delle. Tutta letto, sta roba. Per bambini, qua. No, qua che c'è una cuccia per il cane. Una cuccia per il cane, sì. Questa è bellina, potrebbe far comodo. Rotta da una parte, ma si accomoda agevolmente questa, E quindi, insomma. A chi interessa la cuccia per il cane, costa poco qui, eh. E quindi, come vedi, l'inciviltà non ci fa, non si fa. Questo è un pezzo di bagno che. Infissi, qua. Sì. Continuiamo. Che deve essere completo, tutto fino in fondo. Cestino. Questa è una saracinesca, vedi? Sarà solo di un trasloco o più traslochi? Sai? Penso più traslochi. Un bello due pneumatici. Pneumatici, sì. Ecco qua. Però. Vedi? Due. È un rotino quello, più di 60 non si può andare. Quassù non ci sono arrivati, dai. Qualcosa qua su. Ma poco ormai era troppo lontano dalla strada, c'era troppa fatica, sennò. E comunque. Allora, vestiti, pane. Vestiti. Lassù ce ne sono degli altri, va bene. Quindi capito, nascosto qui appartato tra il baseball e l'ex notti d'estate, eccoci qua, una bella discarica. E quindi che poi veramente, cioè, che devi fare? Ci vengono anche animali notturni, l'impronta. Sembrano caprioli, cinghiali, questa roba qui. D'altronde ormai vengono in città, quindi figurati. Trovano un bel. Vengono a fare... puoi fare un'ordinanza che non possono venire. Vengono a fare spese in città, vedi? No, questo è un po'. Comunque, qui bisognerebbe, ecco, segnalare la cosa, anche se quest'area poi non si capisce perché è accessibile, sarà privata, non lo so io. Questi che sono noci che ci hanno piantato apposta. Comunque, vedi? Dai, qui è tutto buttato così all'aria. E che cosa spinge le persone alla fine a non portarli nei posti? No, che addirittura uno te le vengono a prendere, tra l'altro, no? A buttare con forno così. La volontà di sporcare, di insudiciare e di rompere. Hai visto anche la statua lì che ricorda i Tetti Rossi, a Pionta. Tra l'altro, ti ricordi, ci eravamo già stati una volta. Bravo, esatto, anche quello. Perché che piacere c'è dover rompere, poi guarda, qualcosa l'hanno buttato anche questo, non so se forse era dell'ex notti d'estate. Sì, quello addirittura è un camino d'acciaio. Sì. Forse lo devo portare via, troppo pesante, ce l'ha fatta. Comunque è chiaro che qui ci sono dei passaggi, non so se sono stati passaggi solo per magari andare a vedere se c'era qualcosa da portare via o se ci va qualcuno a dormire o a fare altro. Sta di fatto che il passaggio qui è c'è. Quindi magari una controllatina a chi di dovere andrebbe fatta, no? Loro che possono, essendo un'area certo, privata. I proprietari non hanno fatto un buon affare. I proprietari? In che senso? Non c'è stato.
Vabbè, pur di lavorare sono stati costretti ad accettare una transazione con il comune e prendere quest'area, ma non è che ho fatto una bella operazione purtroppo per loro. Va bene. Il locale non funzionava, è stato, cioè, per anni ha funzionato. Per anni ha funzionato, appena aperta ha funzionato, ha funzionato bene. Poi è finito in mani non giuste e è stato ridotto così. Va bene, e speriamo che qualcuno venga a ripulire, lo segnaleremo anche noi magari a... Ok. A 6 e occhi di dovere, ci vediamo domani. Ciao.